È la soprano Monica Conesa, la vincitrice del primo premio al 36esimo concorso internazionale di canto lirico Maria Caniglia. Il secondo premio è andato al soprano Francesca Maionchi. Il terzo premio è stato consegnato al tenore David Kerber. Il concorso di canto Maria Caniglia, oltre ad essere un fiore all'occhiello per la città di Sulmona, dopo 36 anni dalla sua fondazione, continua a svolgere il ruolo di trampolino per le voci nuove della lirica internazionale. Sì, no, grandissimo, grande soddisfazione per me. Questo è un lavoro da quest'anni con il mio maestri, ogni giorno è un lavoro per me e questo è un onore e un sogno. Grazie. È un grande onore per me e una soddisfazione immensa, quindi sono veramente emozionatissima e felice, grata, molto grata. Sono molto emozionante e molto soddisfatto perché è stato un tempo meraviglioso qua a Sulmona. Mi piace tanto questa città, questo teatro, è bellissimo e sì, è un grande onore. Protagonista della serata è stata anche l'Orchestra Sinfonica Gioachino Rossini di Pesaro, diretta dal maestro Carlo Lucantoni, con cui i concorrenti si sono esibiti nella seconda parte della serata, mentre nella prima erano accompagnati al pianoforte dal maestro Leonardo Angelini. Devo dire che quest'anno è la prima volta che sento una finale così di altissimo livello, sia per la qualità dei cantanti, che come avete visto sono solo 6 su 80 partecipanti da 17 nazioni, e poi l'orchestra fantastica, la prima volta che abbiamo coinvolto l'Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro, la giuria, sono tutti i membri, direttori e sovrintendenti dei teatri italiani. Due dei cantanti finalisti hanno già pronto un contratto di scrittura per le produzioni dell'Arena di Verona nel 2022.